Ok, questo è un tentativo di tutorial, tentativo che non ho mai fatto e niente, non sono neanche tanto abituato a fare. Quindi, però, dato che comunque ringrazio tutti, mi è stato chiesto più volte di fare un tutorial di replay, considerato anche che nella registrazione che poi ho caricato su YouTube c'era anche qualche errore dal punto di vista dell'armonia. Allora ho detto, ne approfitto, provo a fare questo tutorial, mi correggo laddove avevo commesso imprecisioni e cerco comunque di spiegare, seppur spero chiaramente in breve, quello che ho fatto. Ok? Per quanto riguarda la strumentazione usata un anno fa, adesso è un filo differente comunque. Non è che serviva più tanto, di tanto una chitarra amplificata in questo caso che passa attraverso, non so se si riesce a vedere, io qua non vedo più, è un delay con la possibilità, questo delay contiene anche un looper e, per l'intro, per mandarmi in loop, giusto la frase iniziale. Allora, comincerei parlando un secondo della canzone. Replay è un brano che comunque ha una strofa che comincia in La minore, con questa frase. Ok, il delay qui è impostato in modo da fare ta-ta-ta-ta. Ok, dopo vedremo perché. Allora, l'armonia sotto questa frase come si muove? Con una scalata di bassi che parte appunto dalla minore, l'idea della minore settima però con l'alcanto. Si al basso, Do al basso, Re al basso e Fa maggiore settima con la diesis undici. Cioè Fa, Mi, La, Si, che sarebbe la corda vuoto, e Mi di nuovo al canto, perché è la melodia. Quindi verrebbe La, Sol, Mi, Re, Sol, Fa, Do, Re, Mi, la melodia. Coi bassi, La, Sol, Mi, Re, Sol, Fa, Do, Re. Qualche nota arpeggiata in mezzo che richiami le figure degli accordi. Ok, questo era poi la frase che andava in loop. Perché? Perché veniva. E girava. Su questa, naturalmente, le note cos'erano? Do, Si, Re, Sol, Mi, La, Sol, Do, Re, Mi. Do, Si, Sol, Mi, La, Sol, Do, Re. Questo loop veniva interrotto con l'inizio della strofa, che comincia con questo accordo. Dentro il replay, questo accordo altro non è che un Sol settima, Sol, Fa, Si, Mi, con la tredicesima, si chiama Sol 13, ed è preso in questa posizione. Allora, la strofa di replay è tutto un gioco. Un po' anche tutto il pezzo gioca molto sulle linee di bassi che si muovono da un accordo all'altro, magari anche cromaticamente, quindi un accordo approccia
un altro accordo però in rivolto, come succede in questo caso, Sol col Sol al basso, la prossima Mi settima col Sol diesis al basso, quindi il basso si muove cromaticamente in su, ma l'accordo diventa un Mi settima, ok? Quindi dentro al replay, Sol, Fa, Si, Mi. Fa, Si, Mi restano fermi, si muove Sol diesis, e Sol al Sol diesis. Quindi Sol diesis, Fa, Si, Mi, che è Mi con la nona bemolle, e la tensione, il Re che sale alla fondamentale, quindi un accordo diminuito con funzione di dominante con una tensione. Ok? E non hai scia, Mi settima cade sulla minore, preso qui, quindi dentro al replay, tra miliardi di altri ci sei, volendo si può anche cambiare il basso qui per prendere proprio il Mi, e non hai scia. Scende il basso a Sol mantenendo la figura di La minore sopra, quindi dentro al replay fra miliardi di altri ci sei e non hai scia, luminosa d'auto, Fa, quello di prima, se, col Do però senza il Si è vuoto, Fa maggiore settima, che è La minore basso Fa, scende ancora il basso anche di Do maggiore basso Mi. Periferia, questa era minore. Allora, la linea dei bassi per questa prima parte sarebbe appunto dentro al replay, tra miliardi di altri ci sei e non hai scia, luminosa d'auto, anche di, scenderebbe Re però, il Re più basso, ma la chitarra non c'è, lo prendiamo più su. Quest'altro non è che Re minore settima, Re, Do, Fa e Sol preso nella prima corda che è l'undicesima. Come i sogni che farai, lo stesso Mi settima col Sol diesis, lo prenderai a noleggio, stessa figura di prima, Mi settima cade sulla minore, scende sul basso, scende a Sol. Ora c'è, ecco qui cambia, quando ti addormenterai, figura di La minore di prima, presa un tasto avanti, quindi Si bemolle minore, che sale a Sol in primo rivolto, quindi preso col Si al basso, Si, Sol, Re, Sol. Quindi quando ti addormenterai, con le scarpe, sale ancora cromaticamente a Do, sul letto, Do maggiore. E siamo arrivati. Quindi, dentro il replay, Sol settima, fra miliardi di altri ci sei, Mi settima, e non hai scia, La minore basso Sol, luminosa d'auto Fa, anche di Do basso Mi. Periferia, Re minore preso con undicesima, come i sogni che farai, Mi settima, o prenderai a noleggio la minore col Sol al basso, quando ti addormenterai, Si bemolle minore, Sol in primo rivolto, con le scarpe sul letto, Do maggiore, uguale. Dentro al replay, l'unica cosa che qui cosa cambiava? Cambiava che cominciavo a dare questa idea ritmica, ok? Dentro al replay, con la testa girata un po' in su, la fotografia, ci sei anche tu, prima di andare via. Se morissi e
ad un tratto sparissi. Anche ora l'armonia sottintende, ci siamo fermati sul do come la strofa prima, ora l'armonia sottintende un do settima che cade sul fa. Fa è appunto la tonalità del ritornello, il ritornello del fa maggiore. Quindi fa, cadono le stelle, è sempre fa preso in primo rivolto. La fa do mi, fa maggiore settimo, e sono cieco, anche qui vedi questo spostamento cromatico, fa si bemolle, però i bassi vanno da la a si bemolle maggiore, e dove cadono non so, re minore nona, re fa do mi. Cadono le stelle, sono cieco, e dove cadono non so, cercherò, proverò, davvero, sol minore. Ora abbiamo un, come si dice, una sorta di spostamento tonale, adesso gira attorno agli accordi di fa minore, più oltre che più, cioè invece che fa maggiore rispetto a prima, insomma. Quindi anche qui i bassi che si muovono. Ad avere sempre su di me profumo delle mani. Cosa ho fatto? Ho fatto la bemolle maggiore in primo rivolto, quindi do, la bemolle, mi bemolle, la triade proprio. Ad avere sempre su di me re bemolle maggiore, mi bemolle settima, fa minore, quindi proprio bassi lineari. Ad avere sempre su di me il profumo delle mani, riuscire a fare sogni tridimensionali, ok? Ad avere sempre su di me il profumo delle mani, riuscire a fare sogni tridimensionali senza chiedere mai niente al mondo, solo te. Fa maggiore di nuovo e ritorniamo al come una cosa che non c'è, si bemolle minore, cercando dappertutto, lo stesso fa maggiore di prima in primo rivolto. La fa do mi. Anche in me ti vedo. Questo qui è un do, così proprio, sono proprio le corna che servono, le dita per fare le corna, che servono per fare questo accordo. L'indice che fa un barré da do a dalla quinta corda alla prima. Riepilogando il ritornello. Cadono le stelle, sono cieco, e dove cadono non so, cercherò, proverò, davvero, ad avere sempre su di me il profumo delle mani, riuscire a fare sogni tridimensionali senza chiedere mai niente al mondo, solo te, come una cosa che non c'è, cercando dappertutto anche in me ti vedo. Strofa dentro il replay di nostro sol settima, per un attimo c'ero fermato il tempo,
la sua regolarità. È come se morissi, è sparita anche la luna, è cominciata l'eclissi. È sempre lei. Cadono le stelle, allora è vero. Il ritornello è sempre uguale, solo che se ne attaccano due di fila. Se correggerò gli effetti dei miei guasti nucleari, se troverò il coraggio, ti telefono domani. E più sarò lontano, e più sarò da te. Fa maggiore. Dimenticato il muto, come uno che non c'è. Tornerò, tornerò, davvero. La seconda volta il sole è maggiore qui invece che minore. A sentire su di me il profumo delle mani, di notte io farò sogni tridimensionali, senza chiedere mai niente al mondo, neanche a te, senza chiedermi il perché. Ti vedo da per tutto anche in me, ti vedo. Ora sì, il nostro do sus. Frase iniziale. Potete colorarlo come volete. Questo non penso di avere nulla da dire, segnatevele voi le cose man mano che le dico, perché non ho modo di fare cose di video fighetti. Spero che possa essere stato chiaro, insomma. È bello, è molto bello anche notare queste cose, questi movimenti dei bassi, con l'utilizzo, lo sfruttamento di molti rivolti, ecco. Almeno ho provato a rendere il tutto con una chitarra sola, spero di esserci riuscito, e di essere riuscito a spiegarlo un pochino, almeno nei tratti essenziali, poi per il resto non, per quello che ho fatto io non c'è tanto da dire in più. Ne approfitto, ringrazio tutti ancora e magari ne farò altri. Ciao ciao!